SIGEP 2023 continua, ci troviamo in compagnia del maestro cioccolatiere Ernst Knamm, che invito intanto a salutare. Sono 4 anni che non ci incontriamo dall'ultima volta in cui siamo stati allo stand della Lavazza, stand in cui tu eri particolarmente concentrato sulle tue creazioni cioccolatiere. Buongiorno a tutti e un buon SIGEP finalmente di nuovo come si deve in gennaio con tantissimo pubblico. Possiamo dire che SIGEP con questa edizione riprende il suo fulgore. Abbiamo visto nei primi 2 giorni una partecipazione davvero enorme, esattamente come quella del 2019, prima del Covid. Sì, certo, ma io penso la gente è anche stufa stare a casa, è giusto di rivivere la vita normale come era, perché il SIGEP, essendo una delle fiere più importanti del mondo della pasticceria, della cioccolateria e della gelateria, anche noi professionisti siamo ben contenti che va avanti così. Ecco, allora parliamo di questa visita in quella che diciamo è anche una delle principali fiere al mondo per quanto riguarda la gelateria, la pasticceria e il cioccolato, materia in cui naturalmente tu sei un maestro vero e proprio. A chi non piace il cioccolato? Poi io sono qui in veste sia come pasticcere e gelatiere, lavoro per una nota azienda dove faccio vedere le nuove tecniche del gelato e come si possono utilizzare anche questi macchinari in pasticceria. Tu fai capo in questo caso a più aziende con degli interventi attraverso i quali riesci a predestinare una serie di informazioni per mostrare appunto nuove tecniche anche di lavorazione, immagino per il cioccolato. Sì, ma non solo per il cioccolato, anche per la gelateria e la pasticceria. Poi la tecnologia è molto molto importante nel nostro mestiere. Va bene le mani, va bene il cervello, ma possiamo aiutarci tantissimo con la tecnologia. Uno, per fare un prodotto migliore e anche per fare un prodotto che si mantiene di più. Senza dimenticare la tecnica, che è fondamentale. E la tecnica per me sono le materie prime. Perché se non conosco le materie prime, io con la tecnica non faccio niente. Per cui invito tutti i giovani, prima di parlare della tecnica, imparare le materie prime. E a proposito di materie prime, nella tua pasticceria a Milano utilizzi materie prime estremamente selezionate, ma hai anche una produzione che riesci a spedire in tutto il mondo. No, sì, noi a parte la pasticceria abbiamo un shop online, ovviamente non possiamo spedire tutto perché le mousse e le bavaresi sono inspedibili, ma tutti gli altri come cioccolatini, biscotti eccetera possiamo spedire dove le persone lo vogliono. E allora per tutti coloro che sono dall'altra parte, che magari sono un tantino incuriositi e vogliono provare ad acquistare il vostro prodotto online, qual è il sito da digitare e o l'indirizzo email a cui poter scrivere senza alcun impegno per riuscire proprio in questa operazione? No, cosa semplice, andare sul nostro sito Ernst Knamm o anche di mia moglie Frau Knamm, perché anche lei ha aperto una pasticceria, e qui viene fuori il shop online. Cliccare shop online e troverete tutto quello che voi volete. Ecco, noi ne abbiamo parlato qualche tempo fa su orecanews.it, avremo modo di riparlarne prossimamente attraverso un'intervista dedicata. Maestro Ernst Knamm, grazie. Grazie mille e grazie mille a voi. Baci cioccolatosi. Ciao. Wow.